Buonasera a tutti, cari telespettatori di Manfredonia TV e benvenuti ad una nuova puntata. In studio, come sempre, al mio fianco il dottor Leonardo Taronna. Buonasera Filli, buonasera a tutti gli amici di Manfredonia TV. Bene, entriamo nel vivo del nostro dibattito economico facendo riferimento, come sempre, ad un tuo articolo. Sì. Tu parli di ABS, sì. Ovviamente chiariamo che non ci riferiamo all'anti-lock braking system delle macchine. Assolutamente no, anzi per quello ci sono dei giovani di Manfredonia che appunto si stanno occupando di queste materie più tecnologiche, ingegneria, su un sito Close Up Engineering. Se volete smanettare un po' sul computer o guardare la pagina Facebook, lì potete vedere parlare di ingegneria, scienze, noi rimaniamo sull'economia. Bene, detto questo, ti dice un po' quindi di che cosa si tratta, okay. Cosa sono le ABS. Ok, quindi ABS, nel caso economico, intendiamo Asset Backed Securities. Ovvero sono degli strumenti finanziari, in particolar modo sono degli strumenti derivati, che prevedono l'utilizzo e quindi una rimodellazione, una trasformazione di uno strumento preesistente in uno nuovo. Nel caso specifico facciamo riferimento a tipologie di asset, quindi attività, backed, quindi attività che sono alla base di nuove azioni o titoli, nel prosieguo spiegheremo meglio di cosa stiamo parlando, che poi verranno immessi nel mercato e quindi messi a disposizione del pubblico, degli investitori. Ecco, come mai questi strumenti finanziari sono considerati una delle cause del crollo dei mercati finanziari mondiali? Ok, sì, infatti proprio questi ABS, in particolar modo gli MBS, dove M sta per mortgage, ovvero i mutui, sono ritenuti da molti giornalisti, ma anche da alcuni economisti, come la causa principale della grande crisi esplosa nel 2008 e che ancora ci tiene in ballo. Da un punto di vista di economia reale. Sì, appunto vengono additati come causa di tutti i mali perché appunto negli anni precedenti all'esplosione della bolla del 2008 c'è stato un utilizzo anomalo di questi strumenti, ovvero alcuni mutui sono stati concessi, soprattutto negli Stati Uniti d'America, a cittadini americani che non erano assolutamente nelle condizioni negli anni successivi poi di ripagare questi mutui. Quindi che cosa succede? Nel momento in cui un debitore non è in grado di ripagare il proprio debito, il debito va in default, ovvero il creditore non è più in grado di riavere tramite remunerazione e tramite rimborso del capitale, il capitale che ha concesso in prestito. E quindi la critica che viene fatta è diretta nel senso di dire le ABS o MBS, comunque tutte queste tipologie di strumenti derivati, sono assolutamente il male assoluto e la causa della crisi che è esplosa appunto nel 2008. Tu scrivi che il fine di questi strumenti finanziari è quello di sintetizzare un pacchetto di prestiti reali, quindi sì. In un unico strumento finanziario. Sì. Cosa vuoi aggiungere in merito a questa definizione che ci hai appena dato? Quindi qual è il vero funzionamento delle ABS? Ok, allora cerchiamo quindi di spiegare meglio proprio materialmente come funzionano queste ABS. Prima abbiamo fatto un cenno alle MBS, però la logica è la stessa, ovvero ci sono delle istituzioni, fondamentalmente delle banche o assicurazioni, che decidono, tra virgolette, di liberarsi di crediti che hanno nei confronti di diverse tipologie di debitori, quindi possono essere persone che hanno contratto dei mutui, persone che hanno contratto dei prestiti personali,
Allora, che cosa fanno le banche? Le banche decidono di vendere questi crediti che hanno nei confronti di altre persone, decidono di venderle a una società che non voglio entrare troppo nel dettaglio, comunque si chiama SPV, ovvero Special Purpose Vehicle, ovvero una società creata ad hoc per gestire questo tipo di situazioni. Il compito di questa società è quello di acquisire questi crediti, trasformarli, quasi come se fosse un'alchimia, quasi come se fosse una magia, trasformarli in strumenti, in titoli di credito, da poter essere poi collocati sul mercato. Cosa significa collocati sul mercato? Significa che questi titoli verranno poi messi a disposizione di un'ampia platea di investitori, che possono essere investitori istituzionali, quindi altre banche, fondi di investimento, o anche investitori privati. Quindi ognuno di noi, per assurdo, potrebbe anche acquistare questo tipo di titoli. Perché questi strumenti in realtà dovrebbero essere degli strumenti utili e assolutamente efficienti? Per tre ragioni fondamentali. La prima ragione è perché permettono alle banche o alle istituzioni che cedono questi asset, queste attività, di reperire nuove risorse, risorse che potranno nuovamente investire nelle attività caratteristiche delle banche, quindi concessione di nuovi mutui, concessione di prestiti, finanziamenti alle aziende, e questo già è un enorme vantaggio. Il secondo vantaggio è quello di trasformare degli strumenti, o meglio, dei crediti che non possono essere contrattati sul, diciamo, trattati sul mercato, perché dovrebbero essere all'interno dei bilanci delle banche. Ecco, con questa metodologia, con questa operazione, si trasforma qualcosa che è vincolato in qualcosa di liquido, ovvero in una sorta di titoli obbligazionari che possono essere venduti e scambiati sui mercati regolamentari. Il terzo vantaggio è proprio per l'investitore, ovvero un investitore che con una corretta pianificazione finanziaria intende destinare una parte del proprio risparmio all'acquisto di una determinata tipologia di ABS, perché magari è interessante il rendimento che può ottenere da quella tipologia di strumento, o magari per una questione di diversificazione del proprio risparmio. Ci sono tante motivazioni che possono portare un investitore a investire in questo modo. In questo modo si chiude il cerchio, quindi ci sono tre vantaggi fondamentali che rendono efficiente questo tipo di operazione. La premessa fondamentale è che questa operazione venga fatta in modo corretto e in modo efficiente. Bene, tu nell'articolo concludi, come anche nella scorsa puntata, quindi è successo, con una frase di un celebre personaggio. In questo caso mi riferisco al filosofo Friedrich Nietzsche. Che i nostri telespettatori ormai si saranno stancati di sentire, perché spesso io lo cito nei miei articoli, sono dei ricordi del liceo scientifico di Manfredonia del Galilei, e mi piace questo filosofo, e ritengo abbia anche la capacità di sintetizzare molto bene alcuni passi fondamentali che possono riguardare tanto la filosofia quanto l'economia, o anche la società che ci circonda. Ecco, in particolare la citazione è la seguente: quel che un'epoca sente come male è di solito un contraccolpo a ciò che fu sentito come bene. Esatto, esatto. E entriamo un po' nel dettaglio di questa frase. Sì. È quello che stavamo dicendo prima, ovvero nel momento in cui queste operazioni per la creazione di questi ABS, quindi di questi strumenti derivati,
Purtroppo qui dobbiamo fare un piccolo inciso. Spesso quando sentiamo alla televisione, leggiamo un articolo o alla radio sentiamo parlare di strumenti derivati, subito ci allarmiamo. Perché? Perché temiamo diciamo di stare parlando di strumenti assolutamente rischiosissimi. Spesso, personalmente, nella mia professione, mi è capitato di sentire strumenti derivati associati a truffa. La realtà non è questa. È indubbio che l'utilizzo degli strumenti derivati necessita delle competenze specialistiche e professionali. Quindi non entro nel merito della difficoltà di comprendere cosa sono gli strumenti derivati, però pensare che in tutti quei casi in cui una gestione sbagliata dello strumento, quindi l'incapacità di capire qual è il rischio connesso allo strumento derivato, porta a delle perdite anche ingenti di patrimonio personale. E riguardo ai derivati abbiamo sentito anche alcune regioni che hanno avuto dei problemi a tal riguardo. Beh, qui il problema non è lo strumento in sé, qui il problema è non essere stati in grado di utilizzare lo strumento nel modo corretto. Quindi chiudiamo questo breve inciso semplicemente dicendo che molto spesso si banalizza il discorso dicendo che gli strumenti finanziati, gli strumenti finanziari derivati sono degli strumenti illeciti, delle truffe. Non è così. Anzi, lo strumento derivato nasce proprio con finalità di copertura. Magari qualche puntata ad hoc sull'argomento cercheremo di svilupparla insieme, però il messaggio che vogliamo passare e vogliamo lasciare ai nostri telespettatori è quello di non fermarsi a ciò che viene detto sui media o che si legge nei giornali, ma magari cercare di approfondire le tematiche e cercare anche delle informazioni magari non specialistiche, come ad esempio cerchiamo di fare noi con la nostra settimana economica, ma almeno capire di cosa stiamo parlando. Quindi gli strumenti derivati nascono come strumenti di copertura. Un loro cattivo utilizzo determina delle perdite e quindi una gestione erronea del rischio. Per questo, riprendendo la frase di Nietzsche, uno strumento che può essere assolutamente visto con favore, positivamente, come è avvenuto nel 2005, 2006, 2007, fino al 2008, ovvero degli strumenti, le ABS, che permettevano rendimenti superiori ad altri strumenti allora esistenti. Quindi erano visti con favore, gli investitori volevano detenere questi strumenti. Uno scorretto utilizzo di questi strumenti sia da parte delle banche, quindi la colpa non può essere data solo agli investitori che non hanno valutato bene il rischio, evidentemente anche le banche hanno accelerato troppo concedendo prestiti a soggetti che non avrebbero potuto far fronte al ripagamento dei prestiti e dei mutui. Però diciamo, questo è quello che è successo. Nel 2008 è esplosa questa bolla e quindi ciò che era percepito come un bene, come un'opportunità di investimento, è diventato un male. Oggi, ne parleremo nelle prossime puntate, qualcosa di simile potremmo vederlo negli investimenti azionari, dei quali abbiamo parlato nella prima puntata di questa nuova stagione della settimana economica. Siamo certi che tra qualche mese, quando magari ci sarà qualche correzione sugli investimenti azionari, molti saranno pronti a criticare le azioni perché è un modo per dilapidare la ricchezza dei risparmiatori. E purtroppo
bisogna fare anche una corretta gestione dei propri investimenti e quindi cerchiamo di non dare colpe ulteriori agli strumenti che invece riguardano una gestione sbagliata dell'essere umano stesso. Bene, adesso concludiamo così questa puntata della settimana economica. Salutiamo tutti i nostri telespettatori, i lettori degli articoli, gli amici della pagina Facebook. Mi raccomando, rimanete sempre in contatto con noi e interagite quindi con noi scrivendoci delle email al nostro indirizzo di posta elettronica lasettimanaeconomica@manfredoniatv.it. Perfetto. Bene. Non ci resta che rinnovare l'appuntamento a giovedì prossimo con una nuova puntata sempre ricca di argomenti interessanti, utili e che riguarda quindi l'economia del nostro paese. Sì. Su Manfredonia TV, canale 645 e in streaming per chi volesse su www.manfredoniatv.it. Perfetto, vi ringraziamo e ci vediamo giovedì prossimo. Giovedì prossimo. Sempre dopo le 20:30. Arrivederci. Arrivederci.